nome della città di Eboli voglio fare gli auguri di un felice anno nuovo, che il 2018 sia un anno costellato da successi, ma innanzitutto da una serenità che il territorio merita, l'intera provincia di Salerno, ma in modo particolare li faccio, consentitemi, i miei concittadini ebolitani, i quali già nel 2017 hanno avuto un Natale in cui tanti sono stati i cantieri che si sono avviati nella nostra città, tante sono le iniziative che si sono promosse e che hanno reso Eboli molto popolare a livello nazionale. Questo è stato ed è un Natale molto bello, sia per non solo la pubblica delle luminarie, ma anche per gli eventi che abbiamo messo in campo, ma per la risposta che abbiamo avuto da parte anche, diciamo, dal punto di vista della ricettività. Il 2018 sarà un anno importante, sarà l'anno su quale noi stiamo investendo molto, che è quello, diciamo, del completamento dei lavori pubblici, l'inizio di nuovi lavori importanti e significativi, l'avvio delle gare e quindi la chiusura e quindi l'avvio delle attività inerente per esempio alla gestione dei parcheggi, la raccolta differenziata, l'impianto di compostaggio. Quindi sarà un anno costellato da iniziative importanti, significativi, e sarà anche l'anno in cui andremo a pianificare nell'ambito del piano urbanistico comunale il rilancio di tutto il nostro territorio, partendo dalle periferie arrivando fino al cuore del centro antico. E questo è l'augurio che io posso fare da parte dell'intera amministrazione comunale a tutti i cittadini, e con l'auspicio che il 2018 possa portare avanti i grandi risultati ottenuti già nel 2017. Per quanto riguarda la vicenda del sottovia veicolare, del trincerone, abbiamo fatto un altro passo avanti importante con l'apertura delle rampe di accesso alla città da sud. Era un'opera tanto attesa dai cittadini cavesi, una questione che si è portata avanti negli anni dal 2007-2008, che grazie anche alla disponibilità, alla collaborazione con la sovrintendenza siamo riusciti a portare a compimento. C'è ancora molto lavoro da fare per raggiungere quell'obiettivo fondamentale di bypassare completamente la nostra città e collegarla da sud a nord, prescindendo dall'unica strada che adesso abbiamo a disposizione, che è l'ex statale 18, oggi via Principe Amedeo. Colgo questa occasione così gradita per poter anche formulare a tutti quelli che ci ascoltano in tutta la provincia e anche oltre i più sinceri auguri di buon anno, di un 2018 ricco per tutti di soddisfazioni e soprattutto di grande serenità e salute dal sindaco di Cava dei Tirreni.